Buongiorno, è la vigilia di Natale. Vado al Todis a comprare il latte di mandorle, un nettare per noi. Noi facciamo colazione a casa, io e mia moglie con latte di mandorle e fette biscottate, due io, quattro ogni tanto quando ho più fame, integrali. Vado al Todis perché siamo rimasti senza e quindi bisogna andarla a comprare, questo fatto del lockdown, questo, quest'altro. Mamma mia. La vigilia di Natale. Passeggiatina in montagna. Collina, va. 24 dicembre. Un 24 dicembre di merda. Perché non si capisce bene che cosa dobbiamo fare, quello che si può fare, quello che non si può fare, anche leggendo e rileggendo il DPCM, non è che uno ha le idee molto chiare sul da farsi, però vabbè, tanto se uno, diciamo, contravvenire alle regole così gratuitamente è anche facile, perché non ci vuole nulla, no? A fare assembramento all'interno di una casa, perché il controllo non può essere così capillare, però vabbè, uno è onesto e quindi nel rispetto della pandemia, nel rispetto di chi sta lavorando durante la pandemia e nel rispetto dei malati di Covid è giusto rispettare le regole. Io sono qui, camminato abbastanza, ma non ce la faccio, sto diventando un vecchio maledetto. Non sto allenato, sono stato troppo seduto, troppo seduto, troppo chiuso. E insomma, no, mamma mia, che ho fatto? Una ditata, che schifo, niente, pulita. Quindi niente, sto qua in alta montagna. Guardate, vi faccio vedere dove sto, un attimo. Ok, vediamo se veda qualcosa. Wow. È un Natale strano questo, perché mai stato, cioè è un Natale che non è mai stato così. Diciamo che la parte strana di questa pandemia è che è un evento talmente particolare che noi non abbiamo mai vissuto, nessuno di noi credo, se non... Non so quando c'è stata l'ultima pandemia, adesso non vorrei dire una cavolata, non ricordo se nell'Ottocento o nei primi del Novecento, ma noi, la nostra generazione, anche gli anziani di adesso non hanno mai vissuto una situazione del genere, non sono mai dovuti restare in lockdown, chiusi dentro casa, se non per i bombardamenti durante la guerra. Quindi è una cosa strana, cioè è una... Un mio collega all'inizio proprio della pandemia dice è una cosa che rimarrà nella storia questa qui, non... e io un po' diciamo ottimisticamente ho detto, con leggero ottimismo ho detto ma dai su, ma finirà subito, ma dai, ma che davvero davvero, ecco come stiamo messi. Quindi da marzo ad oggi un altro lockdown, sì, contenitivo, diciamo così, per evitare che riscoppi il tutto come fu ad agosto, però insomma è una cosa strana, è un Natale strano questo del 2020. Niente, vabbè, torniamo a casa, insomma è dura anche per i bambini perché magari un bambino era abituato a condividere i regali, non so, con i cugini, a giocare.
a fare baldoria e invece si trova da solo, solo con i propri genitori a scartare i regali e a fare festa. Però vabbè, è sempre un'esperienza, bisogna essere positivi in tal senso. È un'esperienza, è la prima volta e rimarrà nella storia, che, e spera l'ultima, che un Natale del genere, dove non si può, non si può andare insieme agli altri, dove non si può vivere lo spirito del Natale, no? Anche stasera in chiesa non credo che si potrà fare l'identica messa natalizia come si fa tutti gli anni. E, insomma, bruttarello come Natale, ecco, diciamo così, bruttino. Speriamo in meglio l'anno prossimo e speriamo che tutto vada per il meglio. Ragazzi, ciao a tutti, un grande augurio di Natale, di un felice anno nuovo e che tutto vada bene per il meglio e ci lasciamo alle spalle questa situazione di merda, maledetta. Va bene, d'accordo, ciao, alla prossima, ciao, ciao.